Salve a tutti, oggi parleremo delle istruzioni per costruire un lavoretto del genere, un pupazzo di neve. Sono veramente molto semplici e adesso vi spiegherò come fare. Dunque, come prima cosa abbiamo bisogno di un giornale. Come potete vedere, noi lo utilizziamo per evitare che il nostro banco di lavoro si sporchi. Poi di che cos'altro abbiamo bisogno? Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di un bicchiere d'acqua, però lo utilizziamo perché andiamo a utilizzare i colori ad acqua, gli acquerelli. Poi abbiamo bisogno di dei bastoncini da gelato, chiaramente li trovate in qualsiasi cartoleria, oppure supermercato, oppure negozio di alimentari, merceria, insomma, sono facilmente reperibili, li trovate chiaramente abbastanza facilmente. Poi abbiamo bisogno della colla e ovviamente dei pennelli da utilizzare chiaramente per dipingere. Dunque, innanzitutto andate ad aprire i nostri bastoncini. Fate attenzione alle spille perché fanno male. Ora, una volta che li abbiamo aperti, eccoli qua. Ne scegliamo praticamente alcune, diciamo una decina. Una volta fatto questo, posizioniamo 5 stecchette una vicino all'altra. Andiamo a dipingere solamente la parte superiore. Da qui in su. Volendo, se non avete colori ad olio, potete utilizzare anche un pennarello nero. Non è importante. Chiaramente esistono anche i bastoncini colorati. Quindi cominciamo a scurire la parte superiore, così. A questo punto, una volta che abbiamo il colore uniforme, in questo modo, cioè fino a un certo punto, praticamente dobbiamo fare un'operazione molto molto delicato, cioè dobbiamo tracciare una linea così in verticale e scurire praticamente i vari bastoncini fino a questa linea. A questo punto prendiamo una forbice, tagliamo un bastoncino in questo modo. A questo punto, una volta che abbiamo tagliato il bastoncino, andiamo a scurirlo. Lo coloriamo di nero, esattamente come abbiamo fatto con gli altri. A questo punto andiamo a prendere la nostra colla e praticamente andiamo a metterne, mi raccomando, giusto un po' sulla base inferiore dei bastoncini. A questo punto prendiamo il bastoncino che abbiamo tagliato, che è questo qui, e lo mettiamo sopra. Fate attenzione perché è un'operazione abbastanza delicata. Attenzione alle mani, mi raccomando. A questo punto prendiamo i nostri acquerelli. A questo punto dobbiamo utilizzare i nostri acquerelli. Utilizziamo un bicchiere d'acqua, intingiamo il pennello, mi raccomando non molto, andiamo a questo punto andiamo a utilizzare le forbici, cioè andiamo a fare lo mettiamo qua. E andiamo a dipingerlo appunto di arancione. Andiamo a fare due puntini qui.
ricalchiamo meglio con un pennarello migliore. Poi qui sotto facciamo una linea curva. Dobbiamo fare un'altra cosa importante. Allora, ci serve un pennarello rosso, oppure, se vi piace di più, un pennarello blu. Dipende dai vostri gusti. Poi prendiamo due bastoncini e li dipingiamo o tutte e due di blu o tutte e due di rosso. Cominciamo a dipingerli di rosso perché mi piace di più. Mi raccomando, fino a un certo punto però. A questo punto li andiamo a tagliare. Ora andiamo sul bordo, quello tagliato, e andiamo a fare dei piccoli tagli. Attenzione a non tagliarli troppo, altrimenti si rompe. Piano, mi raccomando, perché il secondo bastoncino. A questo punto possiamo prendere un bianchetto, il correttore che utilizzate a scuola, e andiamo a fare dei puntini sulla bocca. A questo punto potete abbellire la vostra creazione con dei motivi. Ed ecco concluso un lavoretto che potete mettere anche vicino alla vostra libreria. Non vogliono che fare cosa a volo a volo.